Buonasera, ai nostri telespettatori ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi parliamo di turismo perché insomma siamo eh, nella settimana che prelude all'assegnazione ufficiale delle bandiere blu alle spiagge anche della nostra regione. Siamo reduci dalla Bit di Milano, aspettiamo il Giro d'Italia. Insomma, tanta carne al fuoco in attesa di quella che sarà. Eh, si spera, un'altra estate in cui ci lasciamo alle spalle. Tante preoccupazioni, comprese quelle della guerra, oltre a quelle che, eh, della pandemia che hanno caratterizzato anche le precedenti estate, e che insomma si trovi un po' di serenità e soprattutto si ritrovi l'infa per l'industria del nostro turismo, in particolare quello balneare. Di questi temi parliamo questa sera con l'assessore regionale al turismo Daniele Damario. Buonasera Damario. Buonasera a voi. Con eh, Daniela Renisi, che è presidente di Federalberghi di Pescara. Buonasera. Buonasera. È in collegamento Zoom con il direttore dell'ARTA, Maurizio Dionisio. Buonasera, Dionisio. Buonasera a voi. Oh, noi naturalmente diamo la buonasera. Registriamo di giorno come vediamo dalla finestra alle sue spalle. E, e quindi, insomma, la buonasera, però, la diamo ai nostri telespettatori. E la diamo. A lei le facciamo iniziare la trasmissione perché insomma, lo spunto per vederci oggi e per fare questo punto è anche quello relativo eh, agli esiti delle comunicazioni che ci avete dato nelle scorse settimane. Vale a dire l'Abruzzo per la prima volta eh, si presenta alla uh, stagione estiva con un uh, censimento dei propri siti eh, balneabili praticamente eh, ok per tutta la costa tranne proprio qualche foce dei fiumi. Ecco. Ma eh, io le chiedo subito, Dionisio, se questo è merito eh, so, dell'attuazione della, della di alcune misure relative per esempio ai depuratori, oppure c'è anche un, una concausa legata alla, <ride> purtroppo alla, alle attività industriali che si sono fermate in questo periodo. ecco, Le chiedo di parlarci dei dati, ma anche di dare una sua valutazione. Eh, direttore, lei ha centrato il punto. Stiamo verificando in questi giorni attraverso un'attività analitica estesa su tutta la costa abruzzese la qualità delle acque di balneazione, ma lo stiamo facendo anche e soprattutto tenendo in debita considerazione che i risultati degli scorsi anni sono stati influenzati dal fatto che la pandemia aveva comportato un rallentamento delle attività umane, industriali, produttive. Il mare era sì pulito, ma era pulito perché gli uomini non eh, agivano. Non uscivano certo di casa. Senso. Esattamente, nelle industrie non c'erano gli operai, le attività produttive erano comunque rallentate ed ovvio che questa diminuzione dell'attività antropica aveva comportato beneficio. Tutti ricorderanno la presenza di cetacei e anche di grossi pesci mai visti, addirittura nel porto turistico. Ora la vera sfida è riuscire a comprendere e l'Artabruzzo è il termometro misuratore di questa sfida. È riuscire a comprendere se il nostro mare rimane pulito. I primi dati, i dati dell'inizio delle attività di analisi delle acque di balneazione, sono rassicuranti. Questo lo posso dire. I primi dati lasciano ben sperare, però l'attenzione la deve essere comunque altissima, perché con l'arrivo dei turisti e quindi con l'aumento. Anche della popolazione oltre a quella residente, è noto che i depuratori vanno in sofferenza. Vanno in sofferenza poi con quel, tipico, eh, come dire, con quel tipico fenomeno estivo che sono i cosiddetti acquazzoni, che aumentando a dismisura la quantità di liquidi presente nei depuratori possono comportare una loro difficoltà di funzionamento. Stiamo ecco, verificando sì. tutto quanto questo e siamo prontissimi. Ecco, le, le volevo chiedere, questo primo eh, campionamento quando verrà sì. eh, ripetuto a ridosso della, proprio dell'apertura dell della stagione allora, balneare? Ci sarà una periodicità no, no. anche nelle comunicazioni da parte vostra? Assolutamente sì, lei deve sapere che noi agiamo in stretto contatto con la Regione Abruzzo, con taluni uffici della Regione Abruzzo che determinano in concerto con noi sia i punti di prelievo che sono molteplici, proprio immaginare dall'inizio di Martinsicuro fino alla fine praticamente di San Salvo. Le dicevo, stabiliamo i punti, stabiliamo la periodicità, periodicità che può subire anche delle modificazioni nella eventualità che il risultato non sia conforme ai limiti di norma, si chiamano le suppletive. Quindi parlare di periodicità, eh, diciamo così, eh, è falsato se non da un dato che potrebbe imporci la ripetizione delle analisi. Quello che è certo è che cerchiamo di aumentare i nostri prelievi per essere esaustivi, soprattutto, come lei ricordava, Direttore, nel periodo di massima affluenza e quindi di massima balneazione. Ecco, io chiedo a Daniela Renisi quanto siamo lontani finalmente, lo avete insomma, eh, sperimentato anche la BIT dove avete potuto promuovere proprio grazie a questi rilevamenti già effettuati un mare sicuramente pulito per i vostri potenziali clienti, quanto siamo lontani da quelle stati nelle quali invece i sindaci erano costretti, in provincia di Pescara, a Pescara in particolare, eh, appunto, eh, a ehm, emettere queste eh, malaugurate ordinanze. Ecco, oggi si può dire che il mare abruzzese sia assolutamente anche vendibile da parte vostra come operatori del turismo o avete eh, anche voi qualche timore su possibili eh, criticità? Come valutate anche eh, il lavoro sulle infrastrutture di depurazione e eh, eh, sui collettori forniari che sono state comunque finanziate e realizzate negli ultimi anni? Sappiamo sicuramente che il mare è indispensabile per poter vendere il prodotto appunto, mare e, ed è chiaro che quando veniamo contattati eh, le persone hanno bisogno di essere anche rassicurate. E noi, ecco, con questi dati, siamo sicuramente più sereni e anche supportati perché eh, ovviamente il dato in questo caso è incontrovertibile. Speriamo che, appunto, possano oh, comunque rimanere tali per tutta la stagione e quindi, eh, ecco, che questa diciamo, possibilità magari di eventuali divieti venga scongiurata, e mh, insomma, questo lo auguro a tutta la costa mh, adriatica eh, proprio perché, comunque, il nostro mare è davvero eh, un, un mare che eh, ha tante eh, qualità e quindi vanno veramente eh, fatte conoscere. Eh, quali sono le peculiarità della vostra offerta turistica, della nostra offerta turistica? dell'Abruzzo, in particolare lei rappresenta un po' il settore degli alberghi, ma un po' diciamo del turismo diffuso della costa abruzzese in tutte le sue anche articolazioni, perché andiamo eh, da un tipo di spiaggia di alba adriatica che è diversa da quella di eh, San Vito Chietino, di Fossacesio, anche eh, di Vasto. Ecco, come riuscite a vendere il prodotto mare, soprattutto siete riusciti a venderlo alla BIT di Milano? Alla BIT di Milano sicuramente perché abbiamo avuto ehm, molti tour operator interessati proprio al pacchetto mare. Eh, abbiamo visto anche dei paesi che effettivamente eh, prima ehm, diciamo, non dialogavano con noi e soprattutto con l'Abruzzo, quindi il Sudafrica, il Libano, ehm, oltre che i paesi bassi, quindi ecco per parlare un po' più di, diciamo, del nord Europa. E la bellezza dell'Abruzzo è che appunto può offrire spiagge eh, basse e sicure magari per eh, il target family e eh, poi invece magari dare eh, come dire eh, un, un piccolo scorcio di Scozia nella parte del vastese quindi eh, effettivamente partendo anche e arrivando a, ecco poi dipende da nord a sud abbiamo quelle, quelle eterogeneità che permettono veramente di essere competitivi perché riusciamo ad offrire il tipo di spiaggia in base al tipo di esigenza, anche perché ricordo che ci sono tantissime strutture attrezzate che questo effettivamente fanno la differenza rispetto a tante regioni che comunque è vero che hanno delle spiagge magnifiche, ma poi se parliamo di servizi, eh, diciamo, diventa anche un po' più difficile raggiungerli. Mi riferisco anche ad esempio alle spiagge per disabili, perché molte volte dimentichiamo che sono servizi fondamentali proprio per consentire comunque la fruibilità a tutti, perché il turismo è per tutti. Si è tornati alla Bit in presenza, Assessore Damario, dopo due anni. Ecco, L'Abruzzo, eh, abbiamo sentito appunto il racconto di una operatrice. Eh, L'Abruzzo, intanto, che cosa ha eh, messo su come strategia di promozione collettiva diciamo, di tutto il suo prodotto mare e, soprattutto, quali risultati ha raccolto? È soddisfatto lei? Ma, assolutamente sì. Diciamo che dopo qualche anno siamo tornati alla Bit in maniera importante con un padiglione importante. Eh, diciamo abbiamo occupato il posto che penso l'Abruzzo merita all'interno del diciamo, prodotto turistico italiano e internazionale. È stata un, devo dire, una bella esperienza, mm, raccontateci in maniera positiva proprio dagli operatori che erano entusiasti, erano felici ed erano anche sorpresi perché non si aspettavano un ritorno così importante dell'Abruzzo in presenza con una dignità che gli compete alla BIT prodotto mare è evidente che oggi si fa un gran parlare ma anche rispetto alle misure PNRR del turismo lento, turismo eh, sostenibile, turismo rivolto alle aree interne benissimo e ci stiamo lavorando e il, forse è il lavoro che stiamo anche spingendo maggiormente però io ricordo sempre a tutti che il core business il turismo abruzzese è rappresentato dai nostri 133 km di costa per fortuna con risultati che riguardano una balneabilità buoni. Sentito, sì. Um, sì, e soprattutto io non concordo sul fatto che eh, magari eh, le acque erano pulite perché le aziende erano chiuse, perché devo dire che io faccio anche l'assessore dello sviluppo economico e devo dire che noi siamo stati anche all'avanguardia per quanto riguarda le nostre imprese, perché da, durante il lockdown generale la prima ditta in Italia all'aprile è stata la Saper in Val di Sangro, quindi devo dire che il nostro comparto produttivo nonostante il Covid non si è fermato, quindi quei dati positivi non credo che siano legati... Al fatto che le aziende erano chiuse, venere legati a una grossa opera di lavoro che si sta facendo sulla depurazione, sui fiumi, l'attenzione, la sorveglianza agli scarichi. Quindi ritengo che sia un risultato complessivo di un buon lavoro che si sta facendo rispetto alle acque. Um, Un'altra cosa. Eh, che volevo dire rispetto al turismo accessibile. Noi abbiamo emanato un bando eh, concluso proprio in questi giorni per un milione, circa 1.300.000 euro che abbiamo concentrato lungo la, non la costa dei Trabocchi, lungo la ciclovia Adriatica, quindi da Martinsicuro a eh, San Salvo. E nei prossimi giorni presenteremo con i progetti che ogni comune ha presentato rispetto all'accessibilità dei disabili al nostro mare. Bene, insomma, mi sembrano buone notizie. Notizie grazie alle quali eh, l'Abruzzo ha confermato tutte le ban sue bandiere blu, possiamo dire in anteprima, perché le convocazioni per il 10 sono. Ce ne dovrebbe essere una in più. E ce ne dovrebbe essere una in più. Vediamo il servizio di Federico Di Luigi proprio dalla Costa della che. Beh, si, pa si parla di un plan, infatti proprio per, eh, per, tutta, per tutta questa provincia. Vediamo il servizio. Per l'estate 2022 su tutti e sette i comuni della costa terramana torneranno a sventolare le bandiere blu. Questo anche grazie al lavoro portato avanti dal comune di Alba Adriatica che dopo anni sarà di nuovo incluso tra i comuni costieri a ricevere l'importante vessillo. L'ufficialità si avrà il prossimo 10 maggio, quando la FE assegnerà a Roma la bandiera blu per l'anno 2022, ma l'invito a partecipare alla cerimonia è arrivato nei giorni scorsi al comune di Albadriatica. Sulla riconferma delle altre sei sorelle della costa, Martinsicuro, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi, non ci sono dubbi. Un'ottima notizia per gli operatori albenzi che con il ripascimento in atto si appresta ad un'estate ricca di presenze. Siamo contenti dalle indiscrezioni che abbiamo ricevuto, sembra che siamo stati titolati di questa bandiera blu che è tanto che aspettiamo, più di 8-9 anni, per cui siamo felici di poter avvalerci di questo vessillo che ad Alba Triatica diciamo, mancava in maniera particolare. Sono iniziati finalmente i lavori di ripascimento sulla costa nord, questo permetterà anche agli operatori di essere pronti per quest'estate. Questa è una nota molto positiva, dopo anni di tribolazione fortunatamente abbiamo visto iniziare quest'opera che tutti quanti aspettavamo aveva creato delle divisioni, ma oggi penso che quando guardiamo quello che stanno facendo gli operatori, penso che sia una cosa veramente importante per Albatriatica, per il territorio, per gli operatori turistici, per l'amministrazione. Un ringraziamento particolare alla Regione che si è impegnata così tanto e questi sono diciamo, i risultati. Speriamo adesso che come hanno detto nel cronoprogramma si arriva al raggiungimento dell'opera finale in poco tempo in maniera tale da poter dare la possibilità agli operatori di allestire le proprie spiagge e di ospitare i turisti che tanto hanno voglia di tornare ad Alba Adriatica. Il problema grosso è la carenza di posti di ombreggio perché con la forte erosione che avevamo tutta la richiesta si riversava verso sud. Speriamo quest'anno invece con i colleghi che hanno gli stabilimenti, che sono stati interessati dall'opera, possano contribuire sia per loro che per l'ospitalità tutta di dare più posti a disposizione. Ecco, su questo vorrei sentire ancora l'assessore. Eh, si faceva riferimento anche ai lavori anti-erosione, ripascimento che sono stati effettuati proprio in queste settimane. Eh, e mi pare che questo sia il fattore che possa fare la differenza per l'Alba Adriatica, che è uno dei simboli, eh, purtroppo eh, in negativo per troppo tempo in passato, di potenzialità che non sono state espresse proprio per lavori di difesa della costa che non venivano realizzati. Ma assolutamente sì, penso che il. I lavori che si stanno facendo al Badriatica sono il fiore all'occhiello di tutto un lavoro che però si sta facendo lungo tutta la costa abruzzese, vuol dire che noi abbiamo erogato in due anni circa una trentina di milioni di euro per l'involtimento delle scogliere là dove sono presenti le scoglie, invece a Alba Adriatica dove non ci sono le scogliere c'è cioè questo lavoro importante, devo dire anche tecnologicamente all'avanguardia di ricreare la spiaggia totalmente, sicuramente sono buone notizie, ho detto i lavori eh, riguardano tutta la costa, praticamente tutta la costa da sud a nord. Eh, sono lavori importanti, sono lavori, ho detto questo di Alba, anche sperimentali, tra però che eh, a, a sentire gli operatori hanno, già danno i primi risultati positivi che sono evidentissimi. Questo è il risultato di un impegno costante che la Regione Abruzzo mette sempre su quello che, ripeto, è il core business del turismo abruzzese e cioè la costa. Ora ci fermiamo per la prima pausa, tra poco torneremo a parlare di bandiere blu proprio con il direttore dell'Arta Dionisio, tra poco. Siamo tornati in studio, beh la prossima settimana, il 10 di maggio in particolare, daremo la buona notizia della conferma di tutte le bandiere blu abruzzesi e dell'aggiunta appunto di Alba Adriati. Ecco, vorrei che il direttore dell'Arta Maurizio Dionisio ci spiegasse anche... Eh, che cosa significa ricevere la bandiera blu? Soprattutto spiegare che la bandiera blu non è soltanto un riconoscimento alla qualità delle acque, che insomma è un po' anche il vostro mestiere, ma ha un sistema di servizi per il turismo un po' più complesso, direttore. Sì, in effetti la competenza di Arta in ordine al processo di formazione della bandiera blu eh, attiene agli aspetti di salubrità principalmente. Esistono i cosiddetti parametri microbiologici. I nostri laboratori nel corso degli anni, devo dire il laboratorio di Pescara in particolar modo, si è specializzato nell'analisi di alcune componenti inquinanti che determinano la balneabilità o meno di quel tratto di mare. Ovviamente l'organizzazione delle bandiere blu, quindi l'intero meccanismo. Che verifica la sussistenza o meno dei requisiti deve tenere in debita considerazione quelle che sono le risultanze analitiche che fornisce ARTA. È vero che la bandiera blu, direttore, come ricordava lei, è anche l'insieme di altri fattori, ovvero dei servizi che comunque vengono prestati eh, dalle strutture. Il mare. Ma non dimentichiamo che uno degli elementi principali è proprio quello della qualità de microbiologica delle acque di balneazione. Ricordo che anche delle associazioni ambientaliste che non hanno diciamo, il crisma dell'ufficialità proprio di Arta, che è un ente pubblico di controllo, diciamo, altre associazioni ambientaliste come anche la famosa Goletta di Lega Ambiente, eh, svolgono la stessa funzione, ovvero quella di vigilare sulle qualità, eh, sempre con riferimento ai parametri microbiologici. Abbiamo tecniche diverse, modalità diverse, loro vanno spesso, bandiera, la, la Goletta Verde va in prossimità delle foci dei fiumi che hanno naturali un certo grado di incidenza inquinante. Noi invece facciamo un lavoro molto più esaustivo. Però dico sempre che quattro occhi vedono meglio di due, più è alto il grado di monitoraggio, maggiore è la risposta e quindi gli elementi che poi i decisori politici e non avranno a disposizione. Certo, Daniele Renisi, Pescara che vedrà confermata la bandiera blu anche quest'anno, eh, l'ha ottenuta. Eh, Nell'edizione precedente, nel 2021, ecco eh, i dati di questo primo anno di Bandiera Blu eh, vi dicono che ha fatto la differenza questo riconoscimento nella città. Sicuramente attenziona molto, um, passiamolo ecco, come un brand molto uh, riconosciuto e riconoscibile sia da chi cerca appunto eh, una, un posto di vacanza al mare, quindi eh, può essere appunto tra quegli elementi che vengono considerati. E abbiamo visto che in quest'anno c'è stato, uh, diciamo, è stato, è sta, stato dietro un bellissimo lavoro dove anche gli operatori comunque hanno partecipato, hanno capito l'importanza anche di ehm, essere attenti all'ambiente. Eh, aggiungo anche che oltre al discorso appunto dei servizi che gli operatori devono offrire, c'è anche proprio un discorso cittadino, riguarda anche la raccolta differenziata: riguarda eh, effettivamente eh, come dire, i, i criteri, eh, eh, raccolgono tutto un insieme, come dire, un biosistema che effettivamente poi eh, porta ai risultati che sono quelli di un mare pulito e salubre. Ecco, Fiscala, eh, sì, no, senso... tra virgolette, è l'unica città capoluogo di provincia insegniti di questo riconoscimento insomma, un sembra, sembra un miracolo perché eh, un noi un noi giornalisti lo ricordiamo siamo stati sempre anche un po' tacciati di eccessivi allarmismi quando vi fu quella vicenda molto dolorosa che riguardò eh, la città di Pescara, ma non fu eh, colpa nostra se eh, nelle croniche nazionali il caso Pescara divenne eh, sicuramente emblematico eh, di una cattiva gestione del, dei sistemi eh, di depurazione in quel caso eh, della città. Lei pensa anche che eh, insomma, anche i lavori che si stanno realizzando per il rifacimento di tutta la zona portuale possano anche influire insomma, eh, nel positivo rispetto a, a, al discorso di lenire eh, l'inquinamento del fiume, che è poi la cosa più... È incisiva su quello del mare. Ma, eh, ovviamente non sono un tecnico quindi non mi avventuro in discorsi tecnici, sicuramente ritengo di sì, perché è evidente che se il fiume la sua... Perché ricordiamo, portata... Pescara era inquinato il fiume, non era inquinato esatto, il Esatto, ma è evidente che se il fiume eh, all'uscita eh, le acque vengono sbarrate e vengono eh, dirottate lungo la spiaggia, è evidente che anche le spiagge un po' più lontane dal, da, dal fiume eh, risultano inquinate. Sicuramente ritengo, ho detto non essendo un tecnico, ma a rigor di logica, ritengo che anche i lavori eh, sulla diga foranea di Pescala sicuramente influiranno in maniera positiva rispetto ai dati della, balne della balneazione. E i, dati già, i primi dati già eh, lo dicono. Eh, C'è un altro tema che adesso introduco con un altro servizio, eh, sempre di Federico eh, Di Luigi. Eh, relativo alla situazione eh, della regolamentazione della, della, delle spiagge del loro allestimento post eh, covid se post covid possiamo eh, definirlo ancora questo periodo vediamo l'estate 2022 segnerà finalmente il ritorno alla normalità anche al mare visto che non si prevedono particolari restrizioni per i lidi ma in Abruzzo almeno per il momento non è così, visto che ad oggi rimangono ancora le disposizioni restrittive anti-COVID. Questo perché nell'ordinanza balneare regionale del 24 marzo sono rimaste invariate alcune misure di contenimento virus, una condizione su cui le associazioni di categoria hanno annunciato di essere pronte a intraprendere anche azioni legali volte ad ottenere un allentamento delle misure restrittive che risultino conformi alle nuove linee guida pubblicate dal Ministero della Salute in vista della stagione balneare. La Regione Abruzzo ha messo la consueta ordinanza regionale per quello che riguarda la balneazione, che riguarda soprattutto gli stabilimenti balneari, ha confermato in realtà tutte quelle che erano le restrizioni Covid degli anni precedenti, quindi andiamo sia dalla distanza minima fra gli ombrelloni ma anche in teoria l'accesso con mascherina allo stabilimento, l'accesso alla spiaggia con mascherina fino all'ombrellone e il tracciamento dei clienti. È un po' assurdo perché comunque nei locali equivalenti come un bar o un albergo si può fare, ci si può può muovere molto più liberamente rispetto agli altri anni quindi eh, ci aspettiamo e, e in tal senso stiamo, eh, ci stiamo interfacciando con i dirigenti della regione ci aspettiamo una, una rettifica dell'ordinanza anche se diciamo, il limite mortis ormai perché comunque molte spiagge sono state già impiantate ma non è solamente l'unica cosa assurda che voi avete definito così no, c'è stato un comunicato del Codacons eh, settimana scorsa sull'onda delle notizie nazionali che dicevano, e ripetiamo in Abruzzo non è così che dicevano che gli ombrelloni potevano essere messi a distanze ravvicinate e quindi secondo loro aumentava il numero degli ombrelloni e quindi si sarebbe dovuto abbassare il prezzo. Ora io non credo che il Codacons viva fuori dalla realtà, eh, però eh, onestamente l'affermazione mi sembra fuori dalla realtà perché vista la situazione inflazionistica, visto che i canoni sono aumentati dell'8% in un mese, visto che eh, il costo delle bollette energetiche, vi assicuro che quelle degli stabilimenti sono molto alte. Eh, è schizzato del 30-40%. Sicuramente non ci saranno eh, diminuzioni di prezzo, piuttosto forse ci sarà qualche piccolo contenuto, aumento. E sarà contenuto soltanto perché i balneari eh, giustamente eh, vogliono favorire la loro clientela perché è la clientela che li fa lavorare. Allora, questa è la voce del balneatore di Giulianova. Eh, chiedo a Daniela Renisi se questo problema rimane attuale anche per chi ha gli alberghi, per chi eh, insomma, ha delle spiagge collegate alle strutture eh, ricettive. Certo, per noi anzi sarebbe anche eh, come dire, un contraddittorio interno perché nell'hotel non hai nessuna appunto, eh, regola Covid o protocollo da seguire, mentre nella spiaggia sì. E poi eh, ecco, per quanto riguarda anche gli hotel, considerato che noi diamo la camera e l'ombrellone assegnato, quindi eh, sicuramente il nostro core business non è l'ombrellone, venendo meno la possibilità di mettere eh, eh, diciamo il riferimento che ad ogni camera c'è un ombrellone, eh, su Abbiamo comunque un doppio danno perché non possiamo dare la Camera non avendo poi l'ombrellone perché vendiamo il mare. Chiarissimo, come chiarissimo. Allora, Assessore Damario, diceva correttamente il collega che ha curato il servizio che l'ordinanza è del 24 marzo. Quindi siamo insomma, inizio della primavera. Adesso siamo al 6 di maggio. Stanno cambiando un po' le valutazioni rispetto a questo protocollo. Poi insomma a chi spetta eh, stabilire queste regole? Nelle varie regioni, in Abruzzo in particolare? Allora, come avete sottolineato in ordinanza, insomma, eh, visti i tempi della pandemia, eh. con un'evoluzione diciamo, preistorica, allora, sicuramente abbiamo intavolato un discorso con il mio collega Campitelli, eh, che è l'assessore con la delega al per ridiscutere questa cosa. Eh, diciamo che in linea di massima siamo d'accordo nel senso di eh, allargare quanto più possibile, cioè sempre rispettando i decreti. Eh, del governo eh, dare la possibilità di, li, di, allargare un po', di, diciamo di, di allargare un po' le maglie quanto più possibile però su questo quest argomento io vorrei, volevo anche eh, far notare una cosa che noi abbiamo note delle associazioni di categorie, dei balneatori soprattutto, che vanno in direzioni diverse, Vero. perché c'è qualcuno che eh, magari adesso dico cose so impopolari, però magari per chi ha più iscritti vicino alle spiagge libere e quindi spera di poter allargarsi e recuperare quando gli manca con le spiagge libere, che magari tira per una direzione e chi invece tira in un'altra. È ovvio che noi seguiamo sempre eh, quelle che sono le, le indicazioni degli operatori che poi sono al fronte e quindi il problema lo vivono quotidianamente sulla, sulla propria pelle. Io ritengo che ehm, ci uniformeremo diciamo, a quello che sarà il sistema italiano, oggi diciamo che sia una regione un po' fuori dal coro, eh, tra virgolette a breve eh, discuteremo di questo nella Commissione. Eh, politiche turistiche della conferenza stato regioni che ho eh, l'onore e l'onere di coordinare e quindi penso che arriveremo comunque a delle ordinanze almeno per quanto riguarda la distanza degli ombrelloni eh, diciamo uniforme un po' in tutta Italia quindi insomma io sarei tranquillo rispetto a questa cosa insomma non, sì, non, non, non saremo da freno rispetto a questo No, anche eh, eh, anche all'assessore, visto appunto che ha questo importante onere, onore, eh, è importante anche considerare che eh, come pacchetto Italia siamo un po' indietro. Eh, molte misure sono state completamente abolite in, in molti paesi europei, quali la Spagna, la Grecia, eh, la Croazia, e eh, che comunque sono i nostri competitor. Quindi veramente dobbiamo andare in, in un'ottica oramai di liberalizzare e di rendere, eh, diciamo, eh, normale la vita alle persone. E ci vorrà ancora tempo. Io noto in questi giorni che, nonostante eh, dal primo maggio non abbiamo più l'obbligo di indossare le mascherine, comunque nel, eh, nei, ecco, nei locali commerciali. Eh, tutti le portano ancora, quindi sicuramente qui ritornare alla normalità ci vorrà eh, del tempo e, e oramai alcuni comportamenti sono diventati talmente eh, come dire, automatici che ehm, si può effettivamente anche eh, togliere ah, la restrazione a monte e eh, regolarizzare. Sì, e c'è anche il fattore tempo perché io penso che se un operatore balneare deve allestire una spiaggia, lo fa in questi giorni, cioè poi non certo. si può rimettere a ridistanziare gli ombrelloni e le palme una volta, soprattutto le palme, una volta che viene... Eh, modificata nuovamente l'ordinanza. Staremo a vedere e seguiremo questa vicenda. Io chiedo invece a Maurizio eh, Dionisio se, proprio sul fronte del tema della sicurezza di cui in fondo stiamo parlando, ARTA sarà operativa eh, quest'estate, non soltanto nella sua eh, attività eh, principale che è quella dei campionamenti sulla qualità delle acque. Direttore, guardi proprio durante la conferenza regionale ambientale di marzo che si è tenuta all'Aquila. Con l'assessore imprudente, col vicepresidente della regione, abbiamo presentato un nuovo mezzo mobile, un laboratorio mobile su quattro ruote che sarà la sentinella mobile di Arda. A noi preoccupa eh, l'insorgere, e ahimè, l'esperienza degli anni passati lo insegna: dei famosi incendi estivi. Gli incendi estivi nella nostra regione. Ricordo anche quello di Pescara rovinoso della pineta dannunziana. Gli incendi dicevo, creano grande allarme ambientale per le emissioni in atmosfera, ma non solo per le acque che vengono utilizzate, per lo spegnimento che contengono sostanze inquinanti. Ebbene, per la prima volta avremo un mezzo mobile che potrà recarsi nella, in prossimità dell'incendio e attraverso una flotta di droni potremo fare dei campionamenti aerei, perché il più delle volte i vigili del fuoco, per ovvi motivi di sicurezza, impedivano ai nostri operatori l'accesso alle vicinanze del focolaio. Adesso avremo nuovi mezzi a disposizione e mi piace ricordare che questo mezzo è stato acquistato con il finanziamento di una legge regionale che si chiama Abruzzo Regione del Benessere. Ecco, l'Abruzzo Regione del Benessere è un nuovo approccio multidisciplinare che vede Artabruzzo soggetto attuatore, che opera nei campi dell'ambiente, ma anche della qualità della vita attraverso gli stili di vita corretti, l'alimentazione e tutto ciò che diventa attrattivo per questa regione. La, questa regione che deve essere avvertita dai visitatori italiani e non solo come un luogo di eccellenza, di bellezze e di salubrità generale. Ecco, mi pare che sia un salto di qualità, ma in questo eh, progetto, Dionisio, qual è il ruolo anche degli operatori turistici a questo punto? Guardi, è in corso un'importante attività progettuale che con ogni probabilità vedrà addirittura gli operatori turistici in prima linea, perché potranno freggiarsi di un simbolo, di una, come posso dire, di una sorta di piccola bandiera blu che questa volta si chiamerà Abruzzo Regione del Benessere e quindi questa sorta di certificazione, di ecocompatibilità. Già al nord esistono addirittura strutture alberghiere che hanno adottato dei sistemi banalizzo, l'erogatore dell'acqua a tempo o talune forme di kit che vengono fornite nelle stanze degli hotel con dei prodotti comunque ecocompatibili perché eh, bassamente, non altamente inquinanti. Ecco, piccole forme di attenzione ai confronti dell'ambiente che possono conferire una, un crisma ulteriore alle strutture. Alberghiere non solo, anche agriturismi, ristoranti, ecco ci stiamo muovendo in modo complesso, articolato, una progettualità importante e che è in via di sviluppo. E, cambiamo argomento con Daniela Renisi perché sono curiosa di sapere come la guerra stia incidendo sulle vostre attività, sia eh, rispetto ai temi dei costi generali, si parlava appunto di questa eh, situazione eh, dei, delle tariffe che poi potrebbero aumentare o non aumentare per i servizi. Eh, turistici per gli ombrelloni, o, ma anche per altro, e eh, eh anche in maniera più diretta attraverso le presenze che vengono a mancare di eh, turisti dalla Russia, dall'Ucraina, insomma dalle zone più direttamente coinvolte dal conflitto. State iniziando ad avvertire eh, conseguenze negative? Allora, c'è stata un, una prima fase di, eh, di arresto sulle prenotazioni. Poi eh, abbiamo visto appunto con la Pasqua, eh, comunque ag agli italiani eh, non gli si possono togliere ecco, dalle feste di tradizione come il Natale, la Pasqua, e quindi tutti quanti noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Ora eh, è chiaro che è un momento particolare e dobbiamo giocarcela bene. Sappiamo che eh, ovviamente il mese di maggio-giugno, anche inizio giugno, soprattutto se parliamo di Italia, quindi di target italiani, eh, eh, ecco questo è il periodo in cui si chiedono preventivi e si fanno le prenotazioni. Per quanto riguarda il turismo estero, eh, c'è un timido ehm, ritorno eh, dei, degli stranieri. Come dicevamo, l'Abruzzo poi in particolare ha eh, dei legami molto, eh, diciamo, di lungo tempo di lungo corso con la Germania, il Belgio, eh, stanno iniziando anche a scendere i francesi che prima invece ne avevamo veramente pochi. E invece come dicevo il turismo russo per noi qui in regione salvo alcuni comuni non abbiamo ecco, grandissime come dire, presenze e, e dell'Ucraina eh, quello che possiamo dire è che ci sono eh, diverse strutture che stanno comunque facendo l'accoglienza. Eh, e queste strutture, strutture. io lì volevo arrivare, perché queste strutture ora cosa faranno? Eh, perché eh, adesso ci sono le prenotazioni per l'estate. Certo, allora chi ha partecipato alla manifestazione di interesse fatta appunto proprio dalla Regione sapeva che comunque eh, non c'era un limite, cioè un fine data, eh, proprio perché eh, rimane finché rimarrà la crisi eh, appunto emergenziale della guerra. In questo caso purtroppo diciamo le cronache tutti i giorni ci fanno vedere sempre di più purtroppo, città rase al suolo e quindi sicuramente rimarranno. Però ecco, abbiamo comunque la capacità e, e tutti gli albergatori che hanno dato quella diciamo, disponibilità sono consapevoli che comunque continueranno a tenere all'interno del, 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 della loro struttura queste persone finché ovviamente poi il prefetto, comunque il governo ma la stessa regione ci daranno indicazioni. Quindi, comunque eh, anche in questo aspetto gli alberghi riescono a essere veramente eterogenei e eh, quando parliamo di turismo anche questa è una fetta di turismo eh, ai noi purtroppo quindi del turismo emergenziale perché così come già nel 2009 avevamo fatto con il terremoto eh, e questo diciamo è stato purtroppo ecco, di, 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 di come dire no? in generale se una cosa non, non, non è avvenuta prima si riesce poi a far meglio sempre dopo una volta che si è fatta quell'esperienza. Quindi in questo caso abbiamo diciamo, adottato gli stessi sistemi per il terremoto e sicuramente continueremo. State con pagando dei costi indotti dalla crisi energetica legata alla guerra e saranno costi che si ripercoteranno anche sulle tariffe? Questo sicuramente è una, una problematica che stiamo affrontando, purtroppo abbiamo avuto eh, la triplicazione proprio delle bollette e sicuramente l'albergo è molto energivoro. E, e automaticamente qualcosa dovrà essere ritoccata perché è, è proprio impossibile non, non farlo. Poi vedremo, eh, stiamo vedendo, siamo in attesa anche di vedere il governo se effettivamente applicherà eh, diciamo quel limite per ristorare sia le famiglie che le aziende perché qui è eh, sicuramente un, come dire, una sinergia: se la famiglia non si può permettere la vacanza ed è la prima cosa che toglie nel momento in cui deve risparmiare, anche noi strutture dobbiamo andare incontro alle persone. Si parlava, assessore Damario, di destagionalizzazione, lo diceva Daniela eh, Renisi. In effetti eh, i primi weekend, poi sentiremo anche il presidente regionale di Federalberghi Giovannelli, sono andati bene con eh, appunto, le, i ponti di eh, 25 aprile e 1 maggio in Abruzzo. Adesso c'è anche il Giro d'Italia che sarà una vetrina molto molto importante, forse decisiva per poter convincere anche magari gli ultimi scettici rispetto alla nostra destinazione che siamo davvero una regione da visitare in cui trascorrere una meravigliosa vacanza. Dal punto di vista della promozione quali sono le vostre aspettative in questo periodo? Ma, eh, sicuramente noi come regione intanto stiamo per uscire con un piano promozionale per l'estate importante, ritengo, legato anche ai mettendi nazionali. Sicuramente anche il discorso delle manifestazioni sportive contribuiscono a eh, fare una vetrina nel nostro territorio, a destruzionalizzare. Voglio dire che eh, eh, quest'anno il Giro d'Italia che diciamo, arriva il 15, che è una domenica, quindi con punti di ascolto importantissimi, quindi diciamo che l'Abruzzo sarà visto da milioni di telespettatori. È una delle tappe più importanti. Assolutamente sì, una tappa sportivamente quindi, diciamo, importante da un punto di vista sportivo, con le salite importantissime che comunque l'anno scorso addirittura hanno determinato poi la classifica finale quindi da un punto di vista sportivo è importante ma anche un po' si immagina un, una, una tappa irripetibile per l'Abruzzo, di domenica eh, 15 maggio milioni di spettatori che vedranno l'Abruzzo ma poi anche la ricaduta di de tutto l'indotto, cioè ricordiamo che poi ci sarà il giorno di sosta e il martedì si riparte da Pescara, quindi avremo tutta la carovana del Giro d'Italia che è una carovana importante con molte persone che sosterà in Abruzzo eh, per tre notti e quindi penso che sia una cosa importante anche da un punto di vista ricaduta per gli operatori. Eh, diciamo questa è un'occasione unica, eh, l'Abruzzo punta tanto su, anche sul... Sul, sul mondo, sulle manifestazioni sportive per promuovere il proprio territorio. Diciamo, L'Abruzzo ha, oggi abbiamo parlato di ambiente, eh, di bellezze naturali. Io ritengo che l'Abruzzo ha tutto quello che serve per far felice un turista. Poi, anche da un punto di vista ambientale, eh, oggi la parola chiave che tutti pronunciano è sostenibilità. Eh, a qualcuno sfugge che secondo me noi siamo. È già un modello di sostenibilità eh, importante in Italia e in Europa. Vorrei ricordare sommessamente che l'Abruzzo è la regione più industrializzata del meridione, perché non, non dobbiamo mai dimenticare questo che insomma eh, voglio dire, per quanto riguarda le la, esportazioni l'automotive rappresenta il 55% delle esportazioni della nostra regione e riuscire a far convivere in maniera perfetta un comparto industriale così importante, con tre parchi nazionali, un parco regionale, una meridione di aree protette, con un mare che oggi eh, i primi dati ci danno pulito e balneabile quasi dovunque, penso che sia già una cosa importante un modello che dobbiamo rivendicare, perché poi spesso non riusciamo a rivendicare le cose buone che riusciamo a fare. Bene, ora ci fermiamo per qualche istante. Tra poco torneremo in studio per la parte conclusiva del nostro incontro. Linea alla regia. Allora, siamo tornati in studio. Io vorrei coinvolgere Maurizio Dionisio, eh, direttore dell'ARTA, per spiegare insomma, anche una vicenda eh, che ha eh, avuto in questi giorni una eh, cornice un po' polemica eh, relativa al fatto che nelle città abruzzesi non fossero. Uh, ha detto qualcuno, in azione le vostre centraline di rilevamento della qualità dell'area, che quindi insomma fossimo in balia di una situazione di non monitoraggio. Ecco, ci spiega bene Dionisio uh, qual è uh, la uh, realtà dei fatti? Direttore, tanto rumore per nulla, me lo lasci dire, non è accaduto nulla di particolare, eh, l'Artabruzzo si avvale di una molteplicità di sistemi di rilevamento. Devo stare attento quando parlo perché c'è qualcuno che addirittura fa la polemica anche sulle mezze virgole, ma se qualche giorno, per motivi in parte burocratici, lo ripeto, e in parte funzionali, le nostre centraline si sono prese una piccola vacanza, avevamo comunque pienamente il polso della situazione. Perché i complessi e, direi, scientificamente avanzati sistemi di modellistica ci permettono comunque di operare delle previsioni. Detto ciò, le centraline, posso dirlo ufficialmente, hanno ripreso il loro funzionamento, ma non perché eh, si fossero spente, ma perché le necessità di manutenzione avevano richiesto lo spegnimento. Comunque adesso sono pienamente ripartite. Questa breve vacanza non ha determinato, dal punto di vista scientifico, poi dal punto di vista normativo, è un altro discorso: non hanno determinato particolari conseguenze. Mi poi, rendo conto sì. che la politica, e concludo, direttore: la politica a volte ha delle necessità di polemica, che le ritengo comprensibili, vada bene. Ma queste necessità di polemica però non possono intaccare il mondo tecnico scientifico di un ente pubblico di controllo come è quello dell'Arta Noi facciamo il nostro lavoro e lo facciamo nel migliore dei modi tutti i giorni. I c'è l'aria buona in Abruzzo anche quest'estate, direttore? L'Abruzzo è notoriamente un posto dall'aria buona. Io sono di l'Aquila, vivo nel capoluogo di regione, la nostra area potrebbe essere addirittura immagazzinata e venduta per quanto è buona. Qualche piccola criticità è data in regione, ma è roba di altri tempi. Eh, è noto che nel periodo invernale il PM10, il particolato, si assomma a quello della, delle autovetture, a quello delle caldaie di riscaldamento, ci sono anche fenomeni marini, di aerosol marino, ci sono a volte i cantieri industriali. Provate a immaginare la ricostruzione della città di L'Aquila, la enorme quantità di polveri ma sono fenomeni che riusciamo a prevedere, a misurare, a comunicare tempestivamente ai decisori politici le piccole criticità di Pescara credo che facciano parte di un'altra era. Adesso per fortuna anche per le nostre tasche i riscaldamenti si sono spenti con l'arrivo della bella stagione, insomma, ma resteranno certo. accesi i condizionatori, non so, insomma, per la bolletta Quello si è un cambierà altro problema. qualcosa. Energetica, eh sì, certo. eh sì, eh sì. Grazie, grazie, io direttore la saluto la ringrazio per grazie, aver partecipato. Direttore. Saluto a nostro... e anche la responsabile strutturale del bene. A questa grazie nostra tanto. chiacchierata, appunto, eh, si faceva riferimento al tema della sostenibilità, un tema che è motivo di attrazione per il nostro Abruzzo, eh, per tanti turisti che vengono da fuori, anche per una vacanza sportiva, per una vacanza gastronomica, per una vacanza che non sia soltanto quella tradizionale, come cambia anche nella fruizione. Eh, del, del proprio periodo di ferie, la scelta eh, dei gusti, eh, del, delle aspettative eh, dei, dei turisti, insomma, ce lo racconta Gianmarco Giovanelli che è il eh, presidente di eh, Federalberghi Abruzzo che ci spiega insomma, quali sono i primi segnali arrivati dai giorni del 25 aprile del eh, primo maggio in cui è ripartito il turismo in Abruzzo. Sentiamo l'intervista. Dopo due anni di pandemia il turismo abruzzese è ufficialmente ripartito. Ottimi dati delle presenze tra Pasqua e Primo Maggio a confermare questo trend il presidente di Federalberg Abruzzo, Gianmarco Giovannelli. Una condizione che lascia ben sperare per la stagione estiva Roma le porte, questo nonostante l'incertezza dovuta ai rincari della crisi energetica e alla guerra in Ucraina. Ma è un momento che aspettavamo tutti, è chiaro che da due anni di Covid le condizioni oggi sono estremamente positive, l'auspicio che eh, speravamo eh, si è realizzato e quindi riteniamo che ci siano tutti gli elementi per affrontare una stagione estiva nel migliore dei modi per gli operatori e per i territori e per i pubblici esercizi. Secondo lei che turismo sarà? Sarà un turismo di prossimità o ci saranno anche gli stranieri? Sugli stranieri ancora un punto interrogativo, ci sono degli eventi particolarmente preoccupanti e quindi non possiamo capire che cosa succederà a livello internazionale. Ovviamente, il Nord Italia è sicuramente meta eh, di eh, una percentuale importante di turismo straniero, eh, nel Centro Sud, anche per una motivazione legata ai costi di spostamento, ai costi autostradali, anche per le ore di, di trasferimento, eh, questo avviene in maniera un po' più eh, complicata e lenta. Eh, Speriamo che le condizioni internazionali non ci impongano di dare un freno agli arrivi internazionali. Per quanto riguarda il turismo di prossimità, diciamo che probabilmente questo è il nostro eh, cavallo di battaglia, anche perché c'è una voglia di, eh, di uscire fuori, eh, di fare un'esperienza, c'è una voglia di stare all'aria aperta e c'è il desiderio di riprendere le dinamiche eh, del 2019 che man mano stanno ritornando a far parte parte della nostra quotidianità. Dobbiamo ringraziare tutte le amministrazioni comunali, provinciali ma anche regionali degli ultimi almeno 10-15 anni perché in molti territori si sono messe in atto delle infrastrutture importanti come ad esempio il depuratore eh, che è stato fatto nella zona nord della costa abruzzese come anche gli altri che hanno, fa, hanno realizzato e progettato eh, tra il pescarese e la costa sud. Eh, il ritorno anche eh, di questo numero importante di bandiere blu fa capire quanto gli operatori con gli enti locali hanno saputo programmare, organizzare e mettere in atto tutti i progetti in maniera univoca. Quanto si programma insieme, si vince sempre qualsiasi tipo di partita. Daniela Renisi, è una domanda che le fanno al telefono quando prenotano da voi, vogliono andare in bici, vogliono andare a visitare eh, anche località eh, storiche, località con eh, attrattive no gastronomiche? O è un turismo ancora prevalentemente familiare? Eh, allora, devo dire che quando telefonano o comunque ci contattano hanno già ben chiaro eh, ovviamente il posto in cui vogliono andare e che tipo di vacanza vogliono fare. E devo dire che negli anni c'è stato un cambio, ehm, nel senso che eh, anche la famiglia non è più intesa come una famiglia tradizionale. Magari c'è il papà che continua a lavorare in smart working e la famiglia, comunque, è lì al seguito con lui. Quindi, la moglie esce a fare shopping, i bambini possono fare delle escursioni, possono stare al mare o appunto ehm, diciamo trovare eh, delle soluzioni che, eh, che più li aggradano. Eh, devo dire anche che. Ehm, eh, ci sono anche molti turisti che vengono da noi perché magari sono venuti per un motivo e poi decidono di portare o la famiglia o di eh, ritornare con il lavoro o con delle squadre sportive. Quindi, eh, sicuramente, come eh, da sempre sostengo, eh, non è detto che una cosa ehm, eh, sia necessariamente eh, come dire, standard, ma tutto può servire affinché appunto il nostro Abruzzo sia diciamo, il più possibile eh, scelto anche eh, tra eh, chiaramente. Le altre regioni che comunque anche loro si apprestano a diciamo, accogliere i turisti. Eh, devo dire anche che eh, il, il periodo per tornare sull'argomento precedente della, del, del Giro d'Italia per noi è fondamentale perché, comunque, molte volte anche nella, ehm, nel, eh, nella videocartolina o in un'immagine, in un colore del mare, eh, una pendenza di una montagna, effettivamente fa scegliere il luogo. Noi abbiamo tantissime persone che vengono da noi e ci dicono. Noi dovevamo andare in Puglia, dovevamo andare in Calabria, ma appena siamo arrivati in Abruzzo abbiamo visto questo mare, magari che ne so, dal treno, o abbiamo visto eh, queste, questo verde unito al mare, questi colori che ci sono talmente tanto piaciuti che abbiamo deciso di venire in Abruzzo. Quindi eh, dove possiamo cogliere le opportunità dobbiamo esserci, l'Abruzzo non, non deve rimanere indietro a nessuno. Allora, Assessore D'Amario, io le parlo proprio del, del territorio che lei conosce più da vicino, quello della provincia di Chieti. Eh, C'è un brand che è ormai è eh, passato, la Costa dei Trabocchi, la gente ormai cerca su Google la Costa dei Trabocchi e poi arriva da Davasto fino ad Ortona nel mese di luglio-agosto non si trova una camera. Eh, mancano alcuni servizi ancora su questo tratto e soprattutto questo tratto andrebbe completato e eh, esteso a eh, un po' tutto l'Abruzzo nel eh, progetto che è quello di ricongiungere eh, tutte le piste ciclabili della regione. Ecco, su questo eh, discorso di prospettiva, anche appunto perché i turisti poi arrivano, eh, amano questo territorio che è meraviglioso, anche l'esperienza di passeggiare e di andare in bici in riva al mare, poi insomma... Eh, vorrebbero tornare e esplorare ancora di più avere anche un servizio eh, diciamo che possa permettere di percorrere in bici o a piedi eh, in riva al mare un po' tutto l'Abruzzo ma sicuramente sì allora diciamo che eh, per quanto riguarda la ciclovia adriatica eh, quindi che comprende a sud la costa dei trabocchi io ritengo che nel giro di un anno, un anno e mezzo noi potremo percorrere tranquillamente senza lasciare mai la stessa pista ciclabile da Martinsicuro a San Salvo. Abbiamo alcuni tratti eh, nella zona nord da completare, per esempio ieri proprio ieri mattina abbiamo fatto una riunione col comune di Silvi che ha piccoli pezzi, 200-300 metri da, da completare e purtroppo spesso eh, questi ritardi purtroppo sono dovuti anche ai rincari che le imprese devono sopportare eh sì, e poi quel pezzo è finanziato dal vecchio master plan che purtroppo non prevede l'utilizzo dei ribassi d'asta ci sono una serie di complicazioni eh, burocratiche. burocratiche per quanto riguarda eh, la parte a sud e soprattutto diciamo, il tratto più eh, critico che è quello di Torino di Sango Lago Dragoni eh, stiamo eh, mettendo insieme eh, tutte le disponibilità economiche che, perché là oltre che il discorso della pista ci vogliono disponibilità economiche per la difesa, la difesa dal mare. Perché lì purtroppo abbiamo un, diciamo, un tratto di un paio di chilometri, forse anche più di chilometri e mezzo, in cui al fenomeno dell'erosione eh, si unisce il fenomeno delle frane quindi. quindi abbiamo una doppia problematica Insomma, però ci stiamo eh, lavorando eh, il, il, questo tratto diciamo, tutta la, la, la ciclovia adriatica è anche oggetto di un finanziamento di circa 26 milioni eh, per una scheda PNRR per il completamento Io ritengo che con queste cifre riusciremo a chiudere eh, tutte le criticità sicuramente della Costa dei Trabocchi, ma di tutta la ciclovia adriatica in modo da percorrere tutta per intero. Eh, certo, questo sappiamo, oggi la Costa dei Trabocchi, come dicevi tu giustamente, è un brand riconosciuto in tutta Italia. Eh, qui da oggi in poi ritengo che bisogna cominciare invece a lavorare sul discorso delle infrastrutture legate alla pista ciclabile e soprattutto sull'accoglienza, perché oggi... Mh, eh, trovare amici, come capita a me personalmente, con amici di, di fuori regione che volevano venire a percorrere la pista ciclabile, vedere la costa dei trabocchi. Poi sono dovuti andare a dormire a Montesilvano, ma non sì. perché non debbano dormire no. a Montesilvano, però è evidente che è una zona che va in salto. Sarebbe il caso che Montesilvano fosse collegata anche alla costa di Roma? Assolutamente Rabocchi, sì, sarebbero però... contenti gli albergatori di Montesilvano. Sicuramente anche... sì, però poi magari c'è chi viene con la famiglia e magari non vuole stare a questa distanza, Forse quindi... ci vorrebbe qualche albergo in più anche in ecco, provincia di Chieti. Quello dicevo, insomma, è ovvio che qui eh, diciamo che quel territorio fino a qualche anno fa è stato oggetto di eh, guerre, secondo me anche sbagliate, insomma, dai pasdaran dell'ambiente. Io ritengo che ci dobbiamo mettere d'accordo: dobbiamo favorire la crescita di infrastrutture ricettive, poi gli diamo tutti i parametri, li dobbiamo fare sostenibili, basse, eh, un po' lontane dalla costa. Su questa cosa possiamo metterci d'accordo, ma fare la guerra oggi, come è successo in in passato con contenziosi legali infiniti anche da parte degli enti pubblici rispetto alla crescita di nuove infrastrutture non secondo si fa me... il bene del turismo no quindi. assolutamente ma non si fa il bene dell'Abruzzo in generale quindi insomma ok mettiamoci d'accordo su come vanno fatte ma facciamo poi c'è il problema dei treni con qualcuno che non trova posto per le bici in treno anche questo probabilmente con Trenitalia andrebbe aperto un discorso sì, anche lì eh, c'è un discorso aperto è ovvio che poi eh, succede mm. che spesso programmare quando magari arrivano più ciclisti di quello che si pensa eh, e farli entrare tutti su al treno diventa difficile stiamo provando anche a implementare questo servizio anche con Sangritana che dai, ha dei pullman attrezzati con dei rimorchi che possono portare le bici tra virgolette stamattina eh, si è inaugurato Ecomob sì. e quindi che parliamo di eh, mobilità sostenibile e, e particolarmente concentrato sulla costa dei Trabocchi tanto lavoro da fare però diciamo che un pezzettino per volta lo stiamo Insomma, facendo. Insomma, questo Abruzzo e voglio chiudere con Daniela Renisi. Può essere la Ferrari del turismo, può essere la prossima destinazione per chi è appunto non ha ancora scoperto la nostra regione. Cosa serve per accenderla definitivamente? Serve semplicemente come dire. Una, una maggiore coesione tra gli operatori, tra gli enti pubblici, quindi effettivamente che tutti eh, abbiamo come dire, la mission impostata e, e tutti andiamo nella stessa direzione. Perché come diceva l'assessore, se poi proviamo a impiantare magari un progetto e questo progetto viene bloccato perché viene discusso. Quindi sicuramente una fase di concertazione dove noi sappiamo che cosa vogliamo fare che cosa vogliamo raggiungere. Perché per esempio quando sento eh, a volte delle questioni sull'ambiente, eh, sull il Trentino che lavora tantissimo e che comunque non mi sembra sia un posto che vada a eh, impattare in una maniera negativa sul proprio ambiente, anzi lo vende in quella chiave e eh, non capiamo perché eh, molte volte qui eh, e quindi in particolare magari eh, su uh, degli enti che sono o, o le sovrintendenze a volte un pochino più restie nel, nell'apertura ehm, possano ecco, eh, diciamo, andare insieme in, ver verso questa... Diciamo, Possibilità. Certo, allora con questo auspicio diciamo buona estate a tutti. Naturalmente, auguriamo assessore a tutti gli operatori del turismo estivo nella nostra regione, a quelli del mare, a quelli della montagna, a quelli dei borghi, delle, delle colline e dei posti meravigliosi da visitare in Abruzzo. Grazie a voi per aver Grazie. partecipato. Buona Grazie buona ai nostri telespettatori. Arrivederci alla prossima puntata.